Io non ero in casa perché io ero al lavoro, c'era mia figlia, io abito vicino, proprio vicino al comune, mi divide solo la scuola elementare dal comune e la mattina già si sentiva odore di gas nell'aria. Quindi io ho detto a mia figlia di chiudere le finestre perché giustamente le esalazioni del gas. Poi verso le 11:30 mi ha chiamato impaurita che era scappata perché il grande botto che ha sentito. E sono venuta immediatamente in piazza, ma c'era un caos allucinante perché bambini che c'erano in scuola, che correvano, che strillavano, chi stava in medicazione nell'ambulanza, elicotteri, di tutto e di più c'era, di tutto e di più, con un quarto d'ora c'era già di tutto e di più. Ho sentito solo il botto e poi non si è visto più niente. Io ero dentro con dei clienti e abbiamo sentito come se fosse il terremoto, un gran boato. Poi tutti insieme ci siamo affacciati e abbiamo visto tanta polvere che veniva dal comune, ma non si rendevamo conto che stava crollando. Tutto qui, però sinceramente è stato tanto pauroso solo il botto, il boato è stato forte, tutto qua. Però secondo me... Attimi di paura comunque dopo. Certo, perché comunque non si rendevamo conto quello che era successo, perché vedevamo tanta polvere, ma poi subito tanto fumo e non si vedeva niente. Dunque io ho cercato soprattutto di chiudere perché dicevano di andare via perché dovevano arrivare dei soccorsi e se noi stavamo qui ostacolavamo tutto quanto. Dunque io ho preso, ho chiuso e me ne sono andata. Io solamente ho visto tutte le elicottere, autoambulanze, ho detto a mio fratello, oddio qui è successo qualche cosa di brutto perché non è possibile, non sapendo che quando sono uscita da casa mia figlia stava al comune e io ero morta. Ero morta perché volevo andare a vedere quello che era successo, ho visto tutto fiamme, allora ho detto mi hanno trattenuto là sopra e non sono potuta andare a nessuna parte, ringrazio Dio, non è successo niente a mia figlia, ha avuto una botta qui, però tutto a posto. Certo, la paura è stata tanta. Io abito qui vicino, proprio vicino a pochi metri, anche se la mia casa è diciamo, un po' più distante non mi hanno fatto evacuare, insomma a me non mi... Non sono fra quelli che stanno fuori casa, in pratica. Però ho sentito il botto, è stata una cosa tremenda. Sembrava come se fosse caduta una bomba oppure un terremoto. È stata una cosa, un'esplosione spaventosa. Poi pure quando sono uscito subito lì fuori, che stavo lì vicino, ho visto la scuola lì perché c'erano anche i ragazzini che piangevano, che uscivano tutti fuori. Qualcuno pure ferito dai schegge dei vetri. È una scena un po' diciamo veramente così angosciante diciamo quel momento. Si è sentito questo grosso boato e siamo corsi tutti un po' su a vedere cosa era successo, cominciava a uscire del fumo e niente, poi si erano usciti i primi feriti, alcuni bambini, insomma un po' una cosa che ha colpito un po' tutto il paese, è un po' una tragedia per noi. Avete pensato subito a un problema legato al gas o no? Perché c'è chi ha fermato... No, perché questi lavori erano iniziati, si sapeva già da giorni che c'erano dei manifesti apposti sui muri, quindi siamo andati subito lì col pensiero al gas.